ragazze, bentornate sul canale. Se avete visto l'ultimo video Get Ready With Me, quello prima di questo, avrete notato che ho utilizzato dei prodotti di Charlotte Tilbury facenti parte tutta della collezione Pillow Talk. Nello specifico, parlando della matita labbra, vi avevo appunto detto che avevo trovato nella mia collezione dei dupe e quindi ecco qua a scoprire i dupe della Pillow Talk. Partiamo dall'inizio. Che cos'è Pillow Talk? Pillow Talk è il nome di una matita, le Lip Cheat di Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury è un brand inglese, lei è una makeup artist bravissima, fantastica, molto naturale come look che ricrea, che è appunto una sua linea di prodotti. I suoi prodotti li potete acquistare direttamente sul suo shop online, oppure ci sono vari siti che spediscono sempre dall'Inghilterra, per esempio mi sembra Beautylish, che rivendono il marchio. La matita è questa qua, il prezzo della matita è di 16 sterline, che non vorrei sbagliare, comunque siamo intorno ai 20 euro, dovrebbero essere 18 euro, comunque 16 sterline. Io ne avevo sentito parlare tantissimo, perché questa matita in questo colore ha un seguito di fan enorme. Siccome il colore io lo definirei un your lips but better, quindi il tuo colore delle labbra ma meglio, mi piace tantissimo, è uno dei colori che uso di più, infatti ho dei dupe, senza saperlo, appunto è che uno dei colori che acquisto proprio volentieri quando devo acquistare le matite labbra, ho detto la voglio provare e quindi l'ho acquistata. Quando mi è arrivata l'ho guardata, l'ho swatchata e non ho avuto una reazione entusiasta, perché ho pensato, ah vabbè, ma cioè, tutto qua, nel senso è un colore che ho già visto. Poi mi sono incuriosita e sono andata nella mia collezione di matite e ne ho trovate tante simili, ma tre sono proprio pressoché identiche. Allora, intanto vi faccio vedere com'è Pillow Talk il colore. In più vi dico che è una matita di una durezza media, non è una matita morbida, ma non è neanche una matita dura, per esempio come le matite di MAC, per farvi capire. È una via di mezzo, fa sì che sia comunque bella fissa, che non sbavi, che renda comunque facile il tratto, ma comunque molto definito. E fa sì la morbidezza media che si possa stendere comunque su tutte le labbra, piccola parentesi, labbra idratate. Quindi io almeno faccio così, metto il burro cacao mentre mi trucco, poi faccio così per togliere l'eccesso e stendo la matita, quindi le labbra sono ancora morbide, sono ancora un po' idratate dal balsamo labbra, in quel modo riesco a stenderlo perfettamente. Si asciuga subito e diventa matte. Dura tantissimo e ovviamente dura come una matita labbra, quindi non è un, cioè non stiamo parlando di durate estreme. Dura però molto bene sulle labbra, non le secca, le lascia molto confortevoli. Il colore è appunto un color labbra naturale, quello che indosso adesso, se potete capire con la luce. Comunque vi ho messo degli swatch. Passiamo ai dupe che ho trovato. Sono tre. Eccoli qua. Allora, il primo dupe che vi vado a segnalare, intanto mi sono scritta anche i prezzi e tutto, è una matita labbra di Nabla, che faceva parte della collezione estiva The Nude Collection. Io avevo acquistato, mi sembra che ci fosse il kit matita labbra rossetto, e vabbè, avevo preso anche l'illuminante, quindi mi sono trovata questa matita labbra. La trovate solo sul sito, non so se essendo una collezione passata, se nei punti vendita che rivendano Nabla ci sia ancora, non ne ho idea. Comunque sul sito c'è, costa 8,50 euro ed è la The Nude Collection, il colore Rosy Magnolia. Allora, partiamo da che tipo di matita è. È una matita morbidissima. Morbidissima, va fuori punta facilmente perché appunto è una matita morbida e quindi si, non lo so, è come se si usasse più prodotto. Perfetta da stendere e da utilizzare come rossetto, io l'ho utilizzata anche da sola, non sempre in combo col rossetto con la quale l'avevo acquistata, ed è un microtono un po' più scura della Pillow Talk, ma proprio un microtono. Stesa sulle labbra, non calcata troppo, perché già se fate un'altra passata diventa appunto, esce fuori quel microtono più scuro, è praticamente uguale.
Quindi questa era la prima alternativa. La seconda alternativa sono le mie matite labbra preferite. Sto parlando delle matite labbra di Kiko. Si chiamano Creamy Color Comfort Lip Liner. Creamy Color Comfort Lip Liner. Sono delle matite cremose, tra l'altro una cosa simpatica, il pack rispetto a quella di Charlotte Tilbury è praticamente identico, il punto di oro è lo stesso, cambia il tappo, perché qui, quelle di Kiko, il tappo riprende il colore, in quella di Charlotte Tilbury il colore c'è solo sotto e il tappo è dorato come la confezione, quindi già a livello di impatto visivo sembrano quelle. Io ce le ho tutte nella mia pochettina, che è questa qua, nella mia makeup bag che tengo in borsa, dove ho tutti i prodotti labbra, e molte volte io sono convinta di mettermi quella di Charlotte Tilbury, invece prendo questa o viceversa, cioè io le confondo per quanto sono simili quando la cercate nella bag. Sono due colori. Vi dico una cosa, le trovate, non so se in negozio, però io ho cercato online per darvi delle informazioni sui prezzi, e in negozio, scusate, sul sito online costano 4,90€, ma sono in saldo a 3,90€. E infatti, già che c'erano questi super saldi, li ho ricomprate, quindi tra qualche giorno mi arrivano di nuovo questi due colori, perché sono fantastici. Sono il 301 e il 303. Mi viene da ridere perché il 303 me lo chiedete sempre, ogni volta che mi vedete nelle storie di Instagram con una di queste due, soprattutto la 303 sulle labbra, che rossetto hai, che rossetto hai, che rossetto hai. Ed è sempre questa matita. Adesso vi faccio vedere la 301 e la 303 svocciate una sopra l'altra, come potete notare, e diventano il dupe perfetto se applicate insieme, quindi 301 più 303 uguale Pillow Talk, la matematica. Questi erano quelli che fisicamente più simili ho trovato, ma sono andata su Google, ho fatto una ricerca per voi, ho googlato, sono uscite una serie di matite, ovviamente io mi sono segnata quelle che potete recuperare, che possiamo recuperare tutte in Italia. E quindi abbiamo tra le simili di NYX la Peekaboo, ve le scrivo comunque giù nell'info box, vi scrivo il marchio e il nome, la matita di Max Factor, che è molto simile al pack sia di Kiko che di Charlotte Tilbury, la differenza sta nel tappo, il tappo di Max Factor è trasparente e quella si chiama Pink Petal. E una delle più gettonate, low cost, è di Essence ed è la matita In The Nude. Quindi vi ho dato altre alternative da valutare, magari ce le avete, non lo sapete, che sono le dupe di Pillow Talk, adesso lo scoprite. Basta, quindi questi erano i dupe che ho trovato io, spero che il video vi possa essere utile.